Ecco, vediamo ancora adesso quali sono le posizioni tra due rette. Quindi parleremo di rette parallele, perpendicolari, incidenti e sghembe. Quando due rette scritte in forma, diciamo, parametrica sono parallele o perpendicolari, naturalmente la risposta è: guardiamo i vettori. Quindi, guardando i vettori, una retta la immaginiamo con vettore LMN, componenti LMN, un'altra retta per lo spazio la immaginiamo con un vettore L', M'. Allora, quand'è che due rette sono parallele, cioè quando hanno la stessa direzione? Quindi la condizione di parallelismo semplicemente è che L diviso L' è uguale a M diviso M' uguale N diviso N', cioè i vettori sono proporzionali, hanno componenti quindi proporzionali. La perpendicolarità invece di due rette equivale alla perpendicolarità di due vettori. Guardate che quando dico perpendicolarità non è detto che le due rette si intersechino, d'accordo? Possono essere, può benissimo essere che una retta è qui, un'altra invece è, passatemi il termine, dietro questa retta, senza intersecarsi. Comunque sono sempre perpendicolari. La condizione è la stessa della perpendicolarità tra due vettori e quindi dovremmo scrivere che L più M più N uguale a zero. Quindi dobbiamo scrivere questa relazione qui. Questa è la relazione di perpendicolarità e questa è la relazione di parallelismo. Ma due rette nello spazio, voi sapete, che possono essere incidenti, cioè si intersecano in un punto, hanno un punto x0, y0, z0 in comune, possono essere sghembe, quindi non hanno punti in comune, questo vuol dire sghembe, è proprio una dietro l'altra così, quindi non si intersecano. Il parallelismo è un'altra cosa, oltre a non intersecarsi, sono complanari, quindi incidenti vuol dire che R intersezione S è uguale a un punto P, parallele vuol dire che R intersezione S è l'insieme vuoto, ma sono anche complanari, R e S appartengono a un piano alfa, questo vuol dire parallele, quindi c'è sempre un piano. Quindi oltre a non intersecarsi, stanno su un piano e, come abbiamo detto prima, hanno proprio la stessa direzione. Sghembe invece vuol dire che non sono né incidenti né parallele, detto in altro modo, non si intersecano ma non sono complanari. Quindi R intersezione S è vuoto ma non complanari. Si può benissimo dire sghembe e quando non sono né incidenti né parallele. D'accordo, dove per parallelismo c'è questa relazione qui, forse è meglio mettere contenuti nel piano alfa. Va bene, allora vediamo degli esempi in cui vediamo due rette, dobbiamo scoprire se sono incidenti, sghembe, parallele, e nel caso che siano incidenti o sghembe, vedere se sono anche perpendicolari. Allora, nell'esercizio 248 mi chiede se due rette, trovare se esiste il punto di intersezione, e mi dà due rette. La chiama K invece di T. L'ho sempre chiamato T fino adesso lo chiamo K. E va bene. Poi abbiamo un'altra retta.
dire come sono queste due rette. Innanzitutto, vabbè, la prima, questa retta R', è meglio scrivercela in forma parametrica. Quindi scriverò x più 1 uguale a t, quindi x uguale meno 1 più t, poi 6 meno y uguale a 6, ma questo è uguale a t, quindi avremo 6 meno y uguale 6t, giusto? E quindi avremo che y è uguale a 6 meno 6t. E poi z, stessa cosa qui, 5 meno z fratto 5 è come dire z uguale 5 meno 5t. Quindi una volta scritta in forma parametrica, vediamo un po' come sono queste due rette. Guardate che qui, di proposito, ho cambiato il parametro. Ho cambiato il parametro per ragionare in questo modo. Ho una retta R. Ho una retta R il cui dipendente da un parametro K. Poi ho una retta R' dipendente da un parametro T, diverso da K. D'accordo? La domanda che devo pormi è questa. Esiste un valore di t e un valore di k per cui queste coordinate sono uguali? La domanda che mi devo porre affinché due rette siano incidenti è questa: esistono k e t tali che le terne di questo punto, cioè x di k, y di k, z di k, questa terna è uguale a x di t, y di t, z di t? Capite che è importante chiamarle in modo diverso le variabili, perché può darsi che per t uguale a 1 il punto sia qui e per k uguale a 20 il punto sia lo stesso qui. Quindi è importante, se io le avessi chiamate con la stessa variabile, non riesco a fare proprio questo ragionamento. Siamo d'accordo? Questo è un punto fondamentale per non dimenticare come si risolvono dei problemi di questo tipo. Allora, passiamo quindi alla risoluzione. Cancello la cosa più importante e passo operativamente a rispondere alla domanda. Quindi, per dire se esistono due, in modo che le coordinate siano uguali, la prima cosa che devo fare è uguagliare le coordinate, cioè k uguale meno 1 più t, 1 meno 5k uguale 6 meno 6t. Se questo sistema è compatibile, ha tre equazioni e due incognite, allora è chiaro che se io risolvo le prime due, magari trovo la soluzione di sicuro. Ma la soluzione che trovo è compatibile con la terza? Se la risposta è sì, vuol dire che sono incidenti. Se no, sono sghembe, quindi non si intersecano. Allora, andiamo un po' a vedere che cosa succede. Prendo k, così possiamo fare una volta tanto il metodo di sostituzione, sostituisco il k nella seconda, avremo 1, meno 5 per meno 1 fa più 5, meno 5 per t fa meno 5t, uguale 6 meno 6t. Quindi 6 e 6 vanno via, quindi mi viene t uguale a 0, sostituisco nella prima k uguale a meno 1, mi vengono queste soluzioni. Queste soluzioni sono le soluzioni della risoluzione delle prime due. Vado adesso a sostituire 0 e meno 1 qui. Quindi se vado a sostituire 0 meno 1, cosa ottengo? Ottengo 6 meno 1 uguale 5 meno 0. Giusta, verificata, vera. Allora cosa vuol dire? Vuol dire che ho trovato il punto di intersezione. Il punto di intersezione è quello che ottengo,
o sostituendo nella prima meno 1, e quindi avrò il punto meno 1, 6, 5, o sostituendo lo 0 nella seconda, meno 1, 6, 5. Quindi queste due rette, nel mio caso, sono incidenti. Vogliamo fare l'esempio di come vengono le cose se le rette fossero sghembe? Guardiamolo subito, molto molto semplice. La retta è data già in forma parametrica, l'altra invece la devo trovare, l'esercizio 260. Allora, prima parte dell'esercizio cerchiamo almeno di scrivere la retta. Quindi cerchiamo di scrivere la retta B. Allora, la retta B da che cosa, come è fatta? È formata da un vettore di componenti 2, 3, 2. Ho fatto 10 meno 8, 3 meno 0, 9 meno 7. E passa, ad esempio, per questo punto 8, 0, 7. Quindi la retta a equazione x, y, z, facciamo x uguale 8 più 2t, y uguale 0 più 3t, z uguale a 7 più 2t. Allora, adesso devo vedere se queste due rette sono parallele. Allora, parallele non di sicuro, perché le componenti dei vettori 3, 2, meno 2 e 2, 3, 2 non sono proporzionali. Devo vedere se sono incidenti o se sono sghembe. Allora, ricordiamoci quello che ho detto prima. Vedere se sono incidenti vuol dire trovare un t nella prima retta e un t primo della seconda retta, in modo che i punti con il punto coincida per sia lo stesso per tutte e due le rette. Allora, la prima cosa da fare, anche se quando io scrivo un'equazione di una retta parametrica scrivo t e non è sbagliato, ma se devo risolvere questi tipi di problemi, qui ci devo mettere per forza t primo, altrimenti le cose non funzionano, ok? Quindi che cosa facciamo? Facciamo come prima, il procedimento è identico, quindi scrivo che meno 5 più 3t è uguale a 8 più 2t primo. Guardate che se dimenticate il primo fate solo dei calcoli inutili e concettualmente errati. 1 più 2t è uguale a 3t primo e infine 1 meno 2t è uguale a 7 più 2t primo. Come abbiamo fatto prima, troviamo t e t primo dalle prime due e vediamo se nella terza tutto va bene. Allora, facciamo qui 3t meno 2t primo è uguale a 8 più 5, 13. Allora, 2t meno 3t primo è uguale a meno 1. Allora, qui cosa facciamo con queste due? Possiamo moltiplicare la prima per 2 e la seconda per 3, magari. Quindi se moltiplico per 2 la prima viene 6t meno 4t primo uguale 26, per 3 la seconda, quindi 6t meno 9t primo uguale a meno 3. Ora usiamo il nostro metodo, il metodo di riduzione. 6t meno 6t, 0. Meno 4t primo più 9t primo fa 5t primo. E poi abbiamo 26 meno meno 3 fa 29. Allora t primo è uguale a 29 quinti. Questo 29 quinti lo vado a sostituire per trovare t, d'accordo? Quindi ottengo che t è uguale a 3t primo meno 1 fratto 2, quindi 1 mezzo, 3 per 29
quinti meno 1. Provo adesso a sostituirle in questa. D'accordo? E posso anche scrivere, possiamo anche scrivere, meno 2t primo uguale a 7 meno 1, 6. Quindi possiamo anche scrivere t più t primo uguale a meno 3. Allora, se la somma di questo t e questo t primo fa meno 3, siamo a posto. Già vediamo che non è vero, questi qui sono due numeri positivi. Se li sommo non può venire meno 3, quindi questo è falso. Allora dico che questa relazione è incompatibile e quindi le rette sono sghembe. Quindi abbiamo trovato due rette che sono invece sghembe. Ci possiamo chiedere adesso quale sarà la posizione reciproca tra retta e piano. La posizione tra retta e piano adesso è intuitivamente semplice. Se una retta è parallela ad un piano, noi abbiamo un piano ax più by più cz più d uguale a 0 e abbiamo la nostra retta x uguale x0 più lt, y uguale y0 più mt, z uguale z0 più mt. Allora è chiaro che qui i vettori sono questi, questo qui è il vettore lmn e qui è invece il vettore ortogonale, qui abbiamo il vettore abc, il solito vettore inglobato al piano. Allora voi vedete che se r, guardate pure dal disegno, se la retta r è parallela o complanare al piano alfa, i due vettori, vedeteli, sono perpendicolari. Quindi la perpendicolarità dei due vettori implica che AL più BM più CN è uguale a 0. Io mi rifiuterei di imparare questa formula, non è altro che il prodotto scalare. E ragioniamo con i vettori. Cosa vuol dire una retta parallela a un piano? Che i due vettori sono ortogonali, quindi questa qui è la condizione di ortogonalità tra i due vettori. Ok? Scrivo V scalare V doppio uguale a 0, dove questo qui è V e questo qui è V doppio. Se invece una retta è perpendicolare ad alfa, cosa succede? Prendiamo una retta perpendicolare. Vorrà dire, come vedete, che i due vettori caratteristici sono paralleli e quindi significa che A diviso R, B diviso M e C diviso M sono uguali. Quindi vuol dire praticamente che i due vettori B è uguale a K uguale a 1, cioè abbiamo vettori proporzionali. Ci vediamo presto, arrivederci. Alla prossima!